Ciao a tutti, in esclusiva per Windows Phone Italy, recensione del Samsung Omnia M, modello GTS7530. Device annunciato a maggio di quest'anno, è passato un po' nell'anonimato, forse anche a causa del prezzo di lancio non molto competitivo, era intorno ai 299 euro, a dispetto comunque di caratteristiche hardware veramente notevoli. Ultimamente si trova in alcuni dei più famosi negozi online a prezzi intorno a 140 euro. Quindi, secondo me, la fascia di prezzo giusta per questo telefono, fascia di prezzo che lo mette in diretta competizione con l'entry level della Nokia, il Lumia 610. Cominciamo a parlare, anzi, prima di parlare delle caratteristiche del telefono, guardiamo un attimo il contenuto della scatola. Classica Samsung. Caricabatterie micro USB standard. Cavo sincronizzazione anche sul micro USB, cuffie in-ear con un tasto per la risposta e l'ultima chiamata, veramente ben fatte, ottimo l'audio sia per la musica sia in chiamata e inserti intercambiabili a seconda della dimensione. Parliamo delle caratteristiche del telefono, cominciando con le dimensioni: lunghezza 121,6 mm, larghezza 64,1 mm e spessore 10,5 mm per un peso totale di 120 grammi. Quindi un telefono sottile, leggero, ottima fattura dei materiali che sono plastici, ma comunque come di norma fa Samsung, sono veramente materiali pregevoli, ottimo l'assemblaggio, non ci sono scricchioli, l'impugnatura è veramente salda, non tende a scivolare. E se lo mettiamo a paragone per esempio con l'Omnia Wonder, la cui diagonale è da 3,7 pollici, mentre l'Omnia M monta un Super AMOLED da 4 pollici, possiamo vedere che le dimensioni, pur essendo contenute, per quanto riguarda l'Omnia Wonder è leggermente più spesso, circa 1 mm. E il peso differisce di solo 5 grammi a favore del Wonder, quindi l'Omnia M pesa 5 grammi di più, però avendo un display con la diagonale maggiore lo rende comunque un telefono veramente molto leggero. Guardiamo un attimo quelle che sono le caratteristiche che balzano subito all'occhio. Abbiamo detto il display, tasto start non fisico, ma un tasto touch normale, e abbiamo tasto come tutti i Windows Phone, tasto indietro, tasto ricerca di Bing. In alto abbiamo la fotocamera VGA che permette di fare videochiamate sia in 3G che in Wi-Fi, ci tornerò più tardi. Sensore di prossimità e luminosità, tasto di accensione e spegnimento, di blocco sblocco schermo, tasto fotocamera con doppia corsa per l'autofocus, sulla destra questo, sulla sinistra abbiamo il bilanciere del volume, in basso connettore micro USB e microfono, in alto jack da 3,5 e piccolo vano per l'apertura della scocca. Non è unibody, quindi batteria rimovibile. Dietro fotocamera da 5 megapixel, flash LED veramente molto potente, altoparlante anch'esso molto buono, si sente molto bene sia la musica che le chiamate in viva voce. Prima di fare una panoramica generale, subito qualche piccola precisazione: nelle schede tecniche che si trovano online ci sono alcune imprecisioni. Prima fra tutti la memoria interna del telefono, che è di 8 GB e non 4. Possiamo andare a vedere appunto dalle impostazioni del telefono, se guardiamo anche la versione firmware installata. Appunto vediamo, memoria interna disponibile 6,52 GB, versione sistema operativo 7.10.8773.98, quindi l'ultimo firmware disponibile per i dispositivi Windows Phone. La RAM è di 384 megabyte, scusate, ma questo non compromette l'installazione di software come per quanto riguarda il Lumia 610. Infatti,
il device viene riconosciuto nel market come tutti gli altri Windows Phone in commercio, quindi avente 512 MB di memoria RAM. Quindi si possono installare software come Skype e grazie alla fotocamera frontale si possono appunto effettuare videochiamate sia VoIP, appunto con l'applicazione Skype, sia con Tango per Samsung, anche se la qualità è leggermente inferiore rispetto appunto all'applicazione Skype, e le videochiamate in 3G tramite l'applicazione messa a disposizione direttamente da Samsung e preinstallata nel telefono. Altre precisazioni da fare riguardano la registrazione dei video, che non è a 480p, bensì a 720p, quindi registra video in HD. Panoramica generale, processore da 1 GHz, Qualcomm Snapdragon, abbiamo detto RAM 384 MB, display molto bello, Super AMOLED 800x480 pixel, diagonale da 4 pollici, molto belli i contrasti, molto belli i neri su Windows Phone, questo schema rende particolarmente bene. Quad band, HSPA, download fino a 7,2 megabit per secondo, e non c'è l'assenza da microSD ovviamente, che non è supportata dai Windows Phone di prima e seconda generazione. Bluetooth 2,1 solo audio, quindi si possono utilizzare auricolari per le chiamate e fare streaming di contenuti multimediali, ma non per esempio trasferimento dati. Abbiamo GPS assistito. Abbiamo già detto fotocamera 5 megapixel, flash LED, registrazione in HD, fotocamera frontale VGA e altri componenti. Abbiamo ovviamente accelerometro, bussola e giroscopio. Batteria rimovibile, abbiamo già detto, la capacità 1500 mAh che garantisce tranquillamente. Copre tranquillamente la giornata con casella, email in push, WhatsApp, chiamate, internet, eccetera. Allora, facendo qualche considerazione software, innanzitutto sono disponibili alcuni programmi preinstallati forniti da Samsung, come per esempio Samsung GoShare, permette di fare streaming dei contenuti presenti nel telefono verso televisioni o PC abilitati alla condivisione tramite VLNA. Funziona molto bene, abbiamo già testato con un televisore Samsung e con un PC Windows 7. Poi abbiamo altri software come per esempio Chatton, che è un software di messaggistica simile a WhatsApp, anch'esso targato Samsung. Un grosso pregio, a differenza per esempio del Samsung Wonder, la presenza della funzione internet condiviso, cosa che non è presente ad esempio nel Samsung Wonder, se non nella versione marchiata Vodafone, che permette di usare il telefono come router wifi per la navigazione internet, sfruttando la connessione dati del telefono. Piccola pecca, la mancanza nelle impostazioni, a differenza per esempio del Samsung Wonder, possiamo vedere la mancanza della, scusate, impostazioni, della voce posizione High Fidelity. Infatti qui ci sono, vedete, si può attivare sia un sensore di supporto che il servizio GLONASS. Qua è assente, non sappiamo se sia assente per motivi hardware, cioè non è supportato il servizio GLONASS, eccetera, o se è solo assente la possibilità di attivarli e disattivarli, e si disattivano automaticamente accendendo e spegnendo i servizi di localizzazione. Ottime prestazioni. L'esperienza d'uso è molto simile agli altri Windows Phone, sia le applicazioni Facebook che Skype, che sono leggermente più pesanti, funzionano abbastanza bene, non abbiamo grossi impuntamenti. Navigazione internet molto buona, anche qui la fluidità del sistema operativo non viene a mancare.
Ora abbiamo abilitato la navigazione come computer. Vedete che non ci sono grossi lag nel pinch to zoom, nel pan della pagina. La velocità di caricamento è abbastanza buona. Possiamo dire che appunto il device a livello di esperienza d'uso non ha molto da invidiare ai device più blasonati. D'altronde il processore da 1 GHz era comunque, dal momento del lancio di Windows Phone nel 2010, era requisito, diciamo, minimo, quindi non si vedono grossi impuntamenti. Comparativa con il Lumia 610, abbiamo qualche vantaggio a livello di processore, in quanto il processore da 1 GHz e la maggiore RAM rendono possibile installare tutte le applicazioni del market e rendono possibile l'esperienza d'uso Windows Phone che caratterizza gli altri dispositivi. Nel Lumia 610 ci sono qualche piccolo lag in più in applicazioni ricche di contenuti audio-video o comunque ricche di dettagli grafici, piccolezze comunque che vengono sopperite per esempio dal market dedicato Nokia, che è molto più ricco di applicazioni di quello Samsung. E uno su tutti appunto permette l'installazione nel Nokia 610 di un navigatore con le mappe offline, cosa assente in questo Samsung e negli altri Samsung. Facciamo un piccolo riassunto elencando anche i pro e i contro di questo terminale. Vantaggi: indubbiamente lo schermo Super AMOLED da 4 pollici, veramente veramente bello. L'esperienza d'uso e la fluidità del telefono sono quelle caratteristiche della piattaforma Microsoft, non ci sono impuntamenti o lag. Altro punto di forza è sicuramente la fotocamera anteriore, che permette di fare videochiamate sia in 3G che VoIP. In generale, buona la fotocamera, buoni gli scatti in luce diurna e abbastanza buoni anche gli scatti al buio, in quanto il flash LED è veramente molto potente e sopperisce un po' a quelli che sono i difetti delle fotocamere degli smartphone in condizioni di scarsa luminosità. Buona la durata della batteria, buona anche il GPS. Difetti, sicuramente il market Samsung non è ricco come il market di Nokia, quindi qualche mancanza a livello software c'è. Una su tutte, appunto, abbiamo già accennato, la mancanza di navigatori con mappe offline. E ultimo, ma non meno importante, diciamo, tra virgolette, fra i difetti, il prezzo. Allora, al momento del lancio era 299 euro, adesso nei negozi si trova a circa 250 euro. Vi ho accennato il fatto che settimana scorsa, 2 settimane fa, si trovava online intorno ai 140-150 euro, grazie al fatto che era stato messo in offerta in una nota catena a 180 euro. Adesso nei negozi, soprattutto online, i prezzi sono rialzati, sono intorno ai 200-220 euro, che a mio avviso sono sempre eccessivi per questo tipo di telefono. Le caratteristiche sono buone, ma non sono eccelse se messe specialmente in paragone con altri terminali, come per esempio appunto il Wonder, che monta hardware simile ma un processore da 1 GHz e 4 e 512 MB di RAM. Molto buono lo schermo, molto bello. In generale il telefono ha prestazioni buone, ma appunto un prezzo sotto i 200 euro è forse più giusto. Diciamo sotto i 180 euro, per essere più precisi, perché comunque già intorno ai 200 euro si incomincia a trovare il Lumia 710, che ha caratteristiche molto simili al Wonder. Diretta concorrenza quindi con il Lumia 610, e diciamo un po' a valutazione personale se preferite videochiamate in VoIP, uno schermo più grande, un design che a me piace moltissimo, il design di questo telefono.
siete magari più orientati su questo, se desiderate un market più ricco e un navigatore offline, Lumia 610 sicuramente è la scelta giusta. Per Windows Phone Italy, Marco Doveri, alla prossima.